Ciao, buonasera a tutti. A conclusione di queste giornate intense che ci hanno visto attendere i risultati di Napoli, oggi finalmente voglio stare un po' insieme a voi per commentare questo importantissimo risultato del Movimento 5 Stelle in città. Allora, Napoli ha al governo una persona straordinaria, il nostro sindaco Gaetano Manfredi, e il Movimento 5 Stelle entra in consiglio comunale con una squadra bellissima di cinque nuovi consiglieri comunali. Vi dico chi sono i loro nomi, poi magari dopo vi racconto anche chi sono: Salvatore Flocco, Ciro Borriello, Flavia Sorrentino, Fiorella Saggese, Gennaro Demetrio Paipais. Sono persone veramente in gamba, con grandi competenze e anche una profonda umanità, che faranno bene per la nostra città. Quindi io sono veramente contenta di questo risultato. In questi giorni mi hanno intervistato tantissimi giornalisti e la domanda che mi fanno tutti è sulle percentuali del Movimento 5 Stelle. Io mi sono veramente un po' scocciata di parlare dello 0, in più in meno, di paragonare, come si cerca di fare, i risultati delle elezioni politiche con le elezioni comunali. Oggi lasciatemi esprimere soltanto la mia gioia e la mia soddisfazione, perché dopo 14 anni di lavoro a Napoli, dalla nascita del primo Meetup, oggi finalmente il Movimento 5 Stelle, con 5 persone eccezionali e una trentina di consiglieri di municipalità, entra nell'assise comunale, va al governo di Napoli e tutto il lavoro che faremo, tutto l'impegno che metteremo servirà non più soltanto per denunciare quello che non va, ma per poter finalmente cambiare le cose, per migliorare la vita dei cittadini napoletani. E io sono orgogliosissima di poter partecipare a scrivere, a costruire un futuro nuovo per Napoli, perché Napoli se lo merita. Sapete che insieme a Gilda Sportiello abbiamo coordinato questa campagna elettorale per Napoli. Personalmente ho voluto inserire all'interno della lista per le comunali tante persone nuove, perché io credo che in politica bisogna essere generosi. Per far crescere un progetto bisogna avere il coraggio di allargare e di includere, che poi è anche quello che ci chiede Giuseppe Conte, la visione di Giuseppe Conte sul Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo fatto nella costruzione della squadra, delle squadre, dei candidati per Napoli. Quindi oggi abbiamo cinque eletti che rappresentano anche questa svolta, questo cambiamento del Movimento 5 Stelle, ma abbiamo una squadra anche di persone che non sono entrate nelle istituzioni e che non perderemo, perché rappresentano un grande valore che metteremo a servizio di Napoli, di tante competenze, tante grandi competenze. Quindi io sono veramente orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto. Quindi non mi interessa dello 0, in più o dello 0, in meno rispetto a non so quale elezione precedente. La novità straordinaria è che siamo al governo di Napoli e che il progetto che abbiamo contribuito a costruire da soci fondatori intorno alla figura di una grande persona come Gaetano Manfredi è stato un progetto vincente in cui i napoletani hanno creduto fortemente. Pensate che Gaetano Manfredi è il sindaco che in Italia ha ottenuto in assoluto la percentuale di voto più alta. Questo è molto significativo perché dice la fiducia che i napoletani hanno riposto nella proposta politica che abbiamo costruito, ma lasciatemi dire anche una grande responsabilità, perché io credo che dovremo saper essere all'altezza di questa fiducia. Ma con Gaetano Manfredi andiamo veramente sul sicuro, perché è persona voluta da Giuseppe Conte nel suo governo Conte bis come ministro dell'università, con cui come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre lavorato benissimo, e adesso per noi è un onore averlo diciamo veramente donato come sindaco alla città di Napoli. Farà grandi cose, ne sono certa. Allora, lasciatemi dire quali sono le prime conseguenze di questo voto. Anzitutto, noi abbiamo sempre detto una cosa: che Napoli era stata relegata, diciamo, nell'isolamento a seguito di continui conflitti istituzionali tra chi rappresentava il comune e gli altri livelli istituzionali. Oggi noi abbiamo superato questa fase,
C'è una collaborazione in atto col Presidente della Regione, che ha sostenuto questo progetto, c'è una collaborazione in atto col Governo nazionale. L'altro giorno a Napoli a ringraziare Gaetano Manfredi c'era Luigi Di Maio come rappresentante del Governo, c'è una collaborazione col Parlamento, c'era Roberto Fico, Presidente della Camera, e il nostro Presidente Giuseppe Conte. Quindi finalmente Napoli torna sulla scena nazionale, al centro delle scelte che dovranno essere fatte sul piano nazionale, perché Napoli ha bisogno dell'aiuto di tutti per ripartire. E io dico che già da subito Napoli è al centro della scena nazionale, perché il modello che si è imposto a Napoli è un modello vincente che diventerà modello nazionale. Cioè, oggi noi abbiamo in Italia la peggiore destra che si sia mai vista, una destra, diciamo che non è in grado di governare e che è anche molto pericolosa, violenta a volte nel linguaggio. Abbiamo visto quello che è successo, che sta succedendo con le indagini all'interno di Fratelli d'Italia, di quella che si chiama Lobby Nera, vicina al mondo proprio della destra estrema. Allora, l'unica risposta efficace contro questa destra credo che sia il modello Napoli, il modello Conte 2. Quindi un progetto politico che mette al centro il bene, in questo caso di Napoli, ma io dico il bene delle città e del nostro paese, che alzi l'asticella della qualità politica, perché la nostra presenza all'interno della coalizione ha veramente, credo sia stata veramente foriera di un livello di qualità alto. Gaetano Manfredi ha preteso l'istituzione di un comitato etico che ha vagliato tutte le candidature. Per me questa è la strada per ridare grande dignità alle istituzioni. E poi c'è, lo ripeto, una persona di grande serietà e concretezza che sin da subito si è messa al lavoro e che ha garantito che avremo una squadra di governo per la città di altissimo livello. Questo è il modello che noi dovremo essere in grado di esportare in tutte le città che lo vorranno e anche al governo del paese. Quindi Napoli fa da traino a un rinnovamento na della politica nazionale. Io di questo sono orgogliosa di aver potuto dare il mio e il nostro contributo. E lasciatemi anche dire che ero piuttosto stanca di veramente disperdere tanti sforzi e tante energie in un'azione esclusivamente di denuncia che poi non aveva dei risvolti concreti nel migliorare la vita dei cittadini. Da oggi non sarà più così. Quindi adesso ci metteremo subito al lavoro con i nostri eletti. Salvatore Flocco è un vigile del fuoco, è una persona che viene da un'esperienza politica di consigliere di municipalità, molto amato perché una persona in costante contatto con la gente, con i suoi bisogni, in costante ascolto del territorio. Ciro Borriello è stato assessore allo sport, è una persona che ha una grande esperienza amministrativa e la sua esperienza amministrativa ci sarà molto utile in questo percorso, diciamo, in maggioranza al governo della città. Quindi è una persona che vi assicuro, ogni volta che l'ho accompagnata a un incontro nei suoi territori, ne ho sentito parlare solo bene, ho visto intorno a lui grande affetto da parte delle persone, e questo è un elemento molto, molto significativo. Flavia Sorrentino è una giovane donna, di cui ho grande, grande stima, è una persona che sin da giovanissima si batte per le ragioni di Napoli e per le ragioni del Sud. Adesso lo potrà fare da consigliere di maggioranza, perché noi dobbiamo veramente riportare Napoli nella posizione di centralità a livello internazionale che merita, e anche veramente cancellare tutti quei luoghi comuni che hanno infangato l'immagine della nostra città. E sono certa che Flavia lavorerà tanto in questa direzione, nella valorizzazione delle eccellenze napoletane. Fiorella Saggese è la direttrice dello Zoo di Napoli, è una naturalista, è una persona che ha fatto della tutela dell'ambiente, della biodiversità la sua ragione di vita, e di veramente cura dell'ambiente c'è tanto bisogno nella nostra città e nella nostra regione. Quindi lei è peraltro una manager, quindi ha capacità di gestione, sa fare squadra con le istituzioni, quindi porterà tutto questo valore aggiunto all'interno dell'assise comunale. Infine Dimitri Paipais, un giovane
avvocato che da sempre riveste incarichi all'interno dell'ordine, si occupa di internazionalizzazione delle imprese, supporto all'internazionalizzazione delle imprese, ha combattuto appunto a livello universitario per il riscatto anche della laurea, si, ha fatto tante battaglie sin da quando era giovanissimo e quindi adesso porterà questa voglia veramente di combattere per cambiare le cose, la canalizzerà in un'azione appunto di governo a livello cittadino. Questa è la squadra. Ci sono poi, vi dicevo, una trentina di consiglieri di municipalità che abbiamo eletto. Ci sono municipalità dove addirittura lo spoglio non è ancora chiuso, quindi poi quando avremo i dati definitivi ve li faremo conoscere tutti. Insomma, comincia da oggi un'avventura straordinaria, un'avventura di rinascita di Napoli, io dico anche di rinascita del Movimento 5 Stelle a Napoli e in Campania. Stateci vicino, sosteneteci, noi vi assicuriamo che non risparmieremo veramente nulla del nostro impegno per dare a Napoli tutto quello che fino ad oggi le è stato scippato e che invece le spetta di diritto. Buona serata e a presto.